Eccolo, finalmente l'ho riportato. Oh, chiedi scusa a tua mamma. Lo sai, io sono fatta così, mi dimentico. Però la crostata era buonissima. Buongiorno, eh? Hai capito che t'ho detto? Ma sì, non ti preoccupare, mia madre è fatta così. È morbosa, ma non lo fa solo con i piatti. Che deve avere vicino tutte le sue cosette, altrimenti impazzisce. Guido, ma che dici? È normale che ci tenga, sono cose sue. Vabbè, ma pianta, entra. Tanto non c'è nessuno. Ah, sei solo. Potevi dirmelo prima. Senti. Che stress, mamma mia. Una donna più rompipalle di tua madre non esiste, eh? Un talento. Persino l'amministratore questa mattina mi ha detto di ricordarmi il piatto. Ma ti rendi conto? Lo so. Parlano di queste stronzate alle riunioni condominiali. Buoni? Ottimi. È tanto una brava ragazza, Giulia. Soltanto per dirle di ricordarsi il piatto. Glielo dico sempre quando le incontro. Lei mi dice, sì signora, mi scusi signora. E poi non me lo riporta. Non le posso più con questo piatto. Si vede che non te lo vuole ridare, va bene? Come non me lo vuol ridare? Ascolta mamma, se prendo quello schifoso, pidocchioso piatto, ci sputo sopra e te lo lancio dalla finestra. Hai capito? Sei proprio un cafone. Sempre tutta manierosa quando le incontro. Lo sai che è preoccupata per te? Giulia, te e Guido vi conoscete da quando siete bambini. Avete fatto pure il liceo insieme. Ma che intenzioni ha? T'ha detto qualche cosa? Io e il padre l'abbiamo ripreso a casa. Ma lui non parla, non dice niente. Sta tutto il giorno chiuso in camera. Legge, guarda i film. Ha pure cominciato a fumare. Secondo me la convivenza con quella ragazza non gli ha fatto proprio bene. Che ne dici? E te? Chi le hai risposto? Che è un periodo di transizione, che stai cercando la tua dimensione, praticamente che non hai trovato la persona giusta con cui mettere su famiglia, insomma roba di suo genere. Perché? Dovrei dirle? Quello che pensi veramente. Ripeti alla gente sempre quello che si vuole sentire dire. Ma prendi posizione ogni tanto. Non voglio deludere, quindi consolo. La laurea in psicologia serve a questo. E quelle lettere? A capire che niente è come sembra. Ah, ti è servita per arrivare a questa conclusione. Geniale. Guarda che è mia madre che ti crede un genio, solo perché ti sei sposata. No, io non sono un genio, sono soltanto più pragmatica di te. Anch'io sono pragmatico, vivo di nuovo dai miei per non pagare più l'affitto. Come vedi ci sono anche altri modi per deresponsabilizzarsi. Non è necessario sposare un benestante intestatario di una casa. Per te sposarsi vuol dire deresponsabilizzarsi. Come vedi che non hai capito niente. Quindi credi che sia meglio sposarsi? Penso proprio di sì. Ma sei sicura di amarmi? Eh certo, devo procreare e così fare attenzione al tipo di maschio che scelgo. La specie che ne verrà dovrà essere salvaguardata da una figura forte e protettiva che possa assicurare il tepore e l'agio del nucleo familiare. Qualcosa del genere l'ho letta sui libri di Darwin. In conclusiva, mi ami. Te l'ho appena detto. Solo perché mio padre schiattando mi ha lasciato tutta quella roba. No, ma che dici? Quando sono tra le tue braccia mi sento tanto al sicuro. Però sono brutto, a letto scarso, no? Sì,
Cioè no, non sei brutto, sei interessante. E poi sei così simpatico, mi fai tanto ridere. Io ti faccio ridere. Sì. Allora dicevi? Che cosa vuoi che ti dica? Che ognuno ha il suo metodo per stare al mondo. Quindi anche il mio è un metodo. Devo ancora capire qual è. Hai parlato con mio padre? No. Sicura? Ti giuro. Guido, tu non hai metodo. Ti ostini a fare di testa tua, ma alla fine non hai metodo. Fin da quando andavi a scuola. È una vita che te lo ripeto, ma non ti è servito a niente. Allora Guido, tu adesso mi dici una volta per tutte, perché non hai metodo? Non lo so, papà. Non hai mai portato a termine niente, perché? Perché non ho metodo. Me ne vado. Dove vai? I miei tornano domani. Mettiti l'anima in pace, non ne ho così tanti momenti di debolezza. Ti faccio il tè verde? Neanche per il tè verde. Proprio niente? Niente, zero. Vabbè, te lo faccio ugualmente. Questa telecamera? Eh? La telecamera? Voglio fare un piccolo film. Tu? Sì, io, un cortometraggio. Era un'idea che c'avevo all'università, poi tutto è andato a scemare. Però in questi giorni sto cercando di rimettere insieme una specie di idea. Di idea? Sì. Ah. È costata molto la telecamera? No, veramente non è mia. Che fai? Guardo un film. Hai trovato lavoro? Oggi ho fatto un paio di colloqui. Troverai un bel lavoretto, vedrai. Certo. Stai di nuovo bene con mamma e papà, vero? Sì. Guido, ho deciso di comprare una telecamera per festeggiare il tuo ritorno a casa. Non era meglio una bottiglia di spumante? Come si festeggia con la telecamera? Voglio girare un documentario sulla riunione della nostra famiglia. Bello. Il prossimo fine settimana andiamo a Firenze per festeggiare il compleanno di tuo fratello. Ci saranno tutti, nonni, zii, cugini. Questa volta ci sarai anche tu, giusto? Credo proprio di sì. E quale occasione migliore per fare un documentario sulla nostra bella e grande famiglia? Nessuna. Sai come mi è venuto in mente, Guidi? L'altra sera in televisione hanno dato un documentario sulla storia della famiglia Douglas. Gli attori, Michael Douglas, Kirk Douglas, parlavano delle cognate, i nipoti, i figli, tutti, insomma. Bello, eh? Bello, interessante. Allora ho pensato che potevamo fare qualcosa del genere anche noi, eh? Qualcosa da lasciare a chi verrà dopo. Mi capisci, Guidi? È chiaro, per tutti quelli della famiglia che verranno dopo di noi. Tuo padre, il documentario sulla bella famiglia. Forse era meglio se sceglieva qualcosa a sfondo meteorologico. Quando lo incontro in ascensore, ah, signorina, non ci si capisce proprio niente con questo tempo. È freddo, però è tempo suo. È caldo, finalmente è arrivato. Non piove da mesi e speriamo bene per l'agricoltura. È il suo messaggio in codice per dirti che ti poggerebbe volentieri le mani sul culo. Ah, dici che te l'avevi posto in uno dei suoi documentari? Oh sì, penso proprio di sì. Guido, ma a quest'ora non dovresti essere telecamera in spalla a casa di tuo fratello? Guido! Guido! Sei un idiota! Lo sapevo che non saresti venuto con il treno. Ho fatto la solita figura del coglione, ce l'hai fatto fare pure a me e a tua madre. Abbiamo detto a tutti Guido che raggiunge il treno perché aveva delle cose da spiegare. Certo, vero o no? Hai quante cose da fare, Guido? Un'infinità! Non cambierai mai, sei sempre il solito. Dovevi portare anche la telecamera, scemo io che stavo affidata. Ma quanta cosa, no? Rispondi, cretino!
L'hai fatta apposta, vero? Sì. Se non vuoi andare da tuo, non andare. Evita semplicemente questa ripicca con tuo padre. Ripicche? Prima gli dai buca, poi gli sequestri la telecamera. Non sono ripicche infantili queste. No, no, un disegno preciso. Un disegno preciso. Ma ti rendi conto? Lui vuole festeggiare il mio ritorno a casa comprando una telecamera e facendo un documentario sulla bella famiglia. Sono scuse per buttare soldi. Una telecamera. Questa casa cade a pezzi. Questo vetro è rotto da 2 mesi. Occhio, eh. Trasparenza, ragazzi. Lui se ne fotte del mio ritorno. Anzi, la vede come una sua vittoria e una mia sconfitta. Non riesco a capire qual è il tuo disegno. Non l'hai capito? No. Primo, restare il fine settimana da solo. Secondo, avere a disposizione una telecamera. E terzo, organizzarmi per realizzare il mio cortometraggio. Non sapevo volessi fare regista. Ma infatti non voglio. Possibile che devi sempre etichettare tutto, lo vedi? Fare un corto uguale voler diventare regista. Non è così. Te l'ho già detto che ci pensavo all'università. Poi la pigrizia, la paura hanno fatto il resto. Alla fine non si è combinato nulla. Però adesso, con la comparsa di questa telecamera, sono scattati i meccanismi. Sì. Perché non possono scattare i meccanismi in me? Sì, sono scattati i meccanismi in me che mi hanno portato... Devo essere proprio scemo. Ma che ne so di come si fa un film, di un cortometraggio, di telecamere? La mia è teoria e nient'altro. Tutto quel fiume di film visti, Truffaut, Fellini, Godard. Tante storie, tanti bei messaggi all'umanità. Tutto questo a cosa mi serve se alla fine non so raccontare una storia che sia mia? Forse potrei, ma sono bloccato. Perché devo sentirmi addosso questo obbligo di essere subito geniale? Potrebbe essere modesta, semplice, ma mia. Quello che conta sarebbe farlo, portarla a termine. Anche Huxley diceva che l'importante è tagliare il traguardo. Forse sarebbe quella la salvezza. Ma io non ho metodo, non ho contenuti. Vivo da sempre nel dubbio. Il dubbio di un novello improvvisato regista. Potrebbe essere questo il titolo. Patetico. Però aspetta, Fellini sul dubbio e l'incertezza ha costruito il suo più grande capolavoro. Ma sì, 8 e mezzo parla proprio di questo. Il dubbio e l'incertezza che impediscono al regista di cominciare il suo film. Perché no? Il mio corto potrebbe essere tipo 8 e mezzo. D'accordo, fate le dovute proporzioni. Ma almeno sarebbe un inizio. Io ho portato tutti i provini. Grazie. Ammettiamo che sei la purezza, che sei la spontaneità. Ma io sono qua per aiutarti in tutti i modi. Però il film deve cominciare e deve cominciare subito. Avanti coi provini. Hai sentito che ha detto il Falcaccio? È ora di farla finita coi simboli, il richiamo della purezza, l'innocenza, l'evasione. Ciao Mattia! Ehi là, sono Guido! Ho capito, qui però ti devi dare un'organizzata. Sì, sì, lo so, devo pianificare tutto. Voglio metterci metodo stavolta. Diciamo che la questione del dubbio, dell'incertezza come tema portante della storia mi è chiara. Pure questa cosa della somiglianza con 8 e mezzo di Fellini che tu vuoi darci, va bene. Sì, la purezza vista attraverso l'apparizione di questa ragazza della fonte, perché no, tutte queste cose, nella giusta misura, tu puoi utilizzarle, ma alla fine che vuoi dire? Beh, piano piano questo si vedrà lavorandoci. Io ti ho chiamato perché sei l'unico che dai tempi dell'università diceva di voler fare una cosa e l'ha fatta. Adesso io ti chiedo una mano, un consiglio, niente di più. E poi sono sempre venuto alle proiezioni dei tuoi lavori. Per esempio c'era quel corto che parlava di quell'uomo che si tramutava a mattone. Mi era piaciuto tantissimo. Com'era il titolo?
Tristezza di un muratore ingoiato dalle fauci di un battore. Sì, quello è veramente forte. Beh, quella è una specie di presa di coscienza sulla condizione operaia contemporanea. Tu quindi sei venuto a quella proiezione del documentario sugli illeciti nelle varie giunte comunali? Parli di giunte presunte o mafie assunte? Esatto, quello. Ma non sai che lavoro là. L'abbiamo fatto prima delle interviste senza telecamera, perché tu lo sai, in queste cose nessuno ci vuole mettere la faccia. Da queste interviste poi abbiamo tratto un copione e poi questo copione l'abbiamo dato agli attori. Qui è partito il primo ciak, la magia del cinema ha fatto il resto. Ma veramente? Magari fosse così semplice, incredibile. Ma erano attori professionisti, erano bravissimi. Ma quattro professionisti, ma tutta gente presa dalla strada. Ma dai. Impiegati, postini, operai, sta pure un meccanico. Qui veramente gli attori lasciali perdere, attaccano con quelle voci finte, ti rovinano tutto. Certo, ce ne sono di bravi, ma su pochi. Hai fatto come nel neorealismo praticamente. Allora anch'io per il mio corto potrei usare la stessa tecnica. Qui. Ma chi te lo vieta? Ecco, allora tu fai una cosa, tu prendi questa telecamera, un po' di faccia tosta, te ne vai in giro a fare qualche intervista e vedrai che cosa esce fuori, cioè meglio di così. Sì, vabbè, ma che gli dica la gente per strada? Mi prendono per pazzo? Ma quale pazzo? Tu dici che stai mettendo su questa cosa, che glieli devi intervistare perché ti servono attori, cioè tu non sai quanta gente sogna di diventare famosa. Vabbè, ma con me mica diventano famosi. Cioè, vedrai, la vanità dell'uomo medio non ha confini. Dici, eh? Dico sì, poi tu torni a casa, rivedi, riascolti tutto con attenzione e provi a scrivere il copione, capito? Perché l'idea di base, cioè mi viene, non è male, però adesso sopra ci devi mettere qualcosa di, devi costruirci qualcosa di concreto, di personale tuo, capito? Allora tu per adesso parti dalla ricerca delle figure più importanti, che per te sono? Beh, diciamo sicuramente il mio alter ego, cioè colui che dovrebbe interpretare me. Ah beh, questo è chiaro, oh? E poi la ragazza della fonte, la purezza. La purezza, beh, sarà un po' difficile trovare una cardinale. Vabbè, qualcosa esce pure, non ti preoccupare, Guido. Una cosa ti voglio dare un consiglio, cioè non far passare troppo tempo, non rimandare, buttati, qualsiasi cosa succeda. Ragazza della fonte? Sì. Perché no? La purezza. Insomma, questo copione lo stai scrivendo o no?